L'industria italiana parte da buoni fondamentali, siamo la seconda manifattura d'Europa, la settima del mondo, abbiamo aziende d'eccellenza, ma ci troviamo di fronte a una serie di sfide. La prima è quella del commercio internazionale. Per noi paese esportatore, cosa succederà sul tema dei dazi è molto importante. Poi c'è la sfida della digitalizzazione. Le imprese hanno iniziato a digitalizzare, a rendere le industrie più, come dire, moderne, ma non lo hanno fatto tutti. Quindi c'è una buona parte di imprese italiane che ancora deve fare questo passaggio. Quindi vedremo dove va nei prossimi anni. Quanto incidono le imminenti europee sull'economia italiana? Sono importanti perché quello che succederà nel voto determinerà se l'Europa andrà verso più integrazione e interdipendenza, che già esiste, oppure si tornerà a una maggiore divisione. Poiché il mercato europeo è il nostro mercato di riferimento ed è molto importante come mercato delle nostre merci, è nostro interesse nazionale fare sì che il mercato unico sia sempre più unico e più integrato. Quindi il voto deciderà poi in che direzione si andrà.